Ciao, sono il dottor Max. In questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Versamento articolare, cause e sintomi. Il versamento articolare è una raccolta di liquido prodotto dalla membrana sinoviale, il tessuto che riveste la superficie interna della capsula dell'articolazione. Questo sintomo può associarsi a dolore, difficoltà di movimento e gonfiore articolare. Di norma, il liquido sinoviale serve a lubrificare e nutrire l'articolazione, ma alcuni stimoli possono far aumentare in modo eccessivo la produzione dello stesso, determinando una tumefazione. Il versamento può essere anche definito idrartro, se il liquido in eccesso all'interno dell'articolazione è sieroso. Emartro, quando il versamento in un'articolazione è ematico. Il versamento articolare può essere causato da lesioni traumatiche, frattura dell'articolazione, distorsione, lesione del menisco, malattie infettive, sinovite, artrosi e malattie reumatiche infiammatorie, artrite reumatoide, spondiloartrite anchilosante, condrocalcinosi eccetera, e sinoviomi, tumori della membrana sinoviale. Possibili cause di versamento articolare. Versamento articolare è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni: artrite idiopatica giovanile, artrite reumatoide, artrosi, borsite, condrocalcinosi, gotta, lussazione, spondilite anchilosante, tenosinovite, cause rare: amiloidosi, artrite, artrite psoriasica, artrite reattiva, condromalacia, distorsione, febbre reumatica, scarlattina, sifilide, sinovite, tendinite, tifo, tubercolosi. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte: mypersonaltrainer.it.